Bella ragazzi, è uscita la release 9.0 di FIFA World, chiaramente uno degli aggiornamenti più consistenti che abbiano rilasciato finora. La prima cosa che notiamo appena entrati è che hanno aggiunto l'italiano ed il menu grafico è completamente rivoluzionato. Un look molto innovativo, si sono dati da fare stavolta. Sono stati aggiunti nuovi stadi, tra cui la Veltins Arena, che se riesco a trovarla me la compro subito, perché è veramente bello. È tutto pronto, davvero pronti per vivere le emozioni di questa sfida. Benvenuti da parte di Pierluigi Pardo. E Stefano Nava. Eh sì, è stata anche implementata la lingua italiana della telecronaca con Pierluigi Pardo e Stefano Nava direttamente da FIFA 15. Le animazioni iniziali, come vedete, sono completamente diverse dalle animazioni del vecchio FIFA World. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Difesa non perfetta, ma che è riuscita a risolvere. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Sono state anche aggiunte le tattiche veloci in partita che vedete in basso a sinistra. Ecco il tiro e il pallone entra ed è gol. Ottimo il tiki-taka qui. Cerca la rete, tiro violentissimo, ma grande risposta del portiere. Palla che finisce in angolo. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in pericolo, ecco il tiro. Il difensore è un muro su questo tiro. Palla che rimbalza sul giocatore, termina fuori. I movimenti offensivi sono molto intelligenti anche se i miei passaggi lasciano a desiderare. Attenzione, ed entra in rete, Sono gol! state aggiunte nuove esultanze. Comincia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. E nuove skills. Prova ad andare. Ecco dunque un altro gol. È il suo secondo gol personale. Vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Appena sotto la traversa. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Sostituzione in arrivo. Salgono i compagni per dargli una mano. Cerca la porta. Ha avuto l'occasione per ripetersi. Per come gioca avrà di certo altre occasioni. Ha spazio, prova. Attenzione! Rete! Con tutte queste nuove funzionalità di gameplay, FIFA World è diventato molto più Buona la giocabile chiusura. rispetto alle versioni precedenti. Infatti sono stati corretti molti bug, ma ce ne sono comunque altri. Il mio consiglio è, se non lo avete, scaricatevi FIFA World perché tanto è gratis, almeno provate a vedere com'è se vi piace. E per questo video è tutto, lasciate un Ottimo like intervento. se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per L'arbitro nuove serie su fischia la fine FIFA World e dell'incontro, noi una ci sola squadra in vediamo al campo, prossimo video. 5-0 il punteggio finale.